Questa è una lezione numero 6 e vi devo spiegare come si cucinano le bietole e poi si passano col pomodoro. Accendo sotto l'acqua per bollire le bietole. Ho già lavato le bietole, pulite, lavate. Ho distaccato il torso di sopra, che questo vuole un po' di cottura in più, e li devo mettere prima nell'acqua e poi le foglie. Allora mettiamo questo nell'acqua, come esce a bollire mettiamo i torsi nell'acqua. Come si puliscono le bietole? Semplice, le bietole si fanno a foglie, il torso si mette da una parte e la foglia dall'altra, poi si lavano a secondo 3-4 volte bene, molto bene, perché le bietole a volte portano la sabbia e allora bisogna saperle lavare. Allora, questo è il torso. Questo è il torso, tutto bianco. E queste sono le bietole. Queste sono le foglie. Le foglie. Sempre delle bietole. Ok. Che aspettiamo che bolle l'acqua e li devo lessare. Poi faccio un sughetto di pomodori, metto l'olio nel tegame e metto l'aglio spezzettato. Bastano due spicchi. Li metto sul fuoco. Adesso bolle e mettiamo i torsi delle bietole nell'acqua. Contemporaneamente accendo il fornello, l'altro fornello, e metto a fare l'olio con l'aglio. Pomodori freschi. Che pomodori? Freschi pomodori per fare la salsa. A pezzettini. Ce l'ho sempre a posto, sì. Queste due. Per diventare oro. Basta. Metto i pomodori nell'olio e l'aglio. Li metto un po' di sale. Perché le bietole sono cucinate nell'acqua semplice, senza sale. E allora il sale dei pomodori insaporisce le bietole. Portando il pomodoro per le bietole, che bisogna farlo trovare già pronto, cotto. Prendo le foglie di bietole e li metto nell'acqua dove ho messo i torsi. Dopo quanti minuti? 10 minuti. Adesso i torsi stanno da già da 10 minuti. Eh sì, in modo che tutto sono belli cotti. Il sugo già fatto, già cotto, ho già spento. Ho già spento. Sto scolando le bietole che li passo al pomodoro. Dopo quanti minuti stai scolando? Mezz'ora. Ma come fai a saperlo? Si vede quando bisogna tastare il torso quando è cotto.
li faccio insaporire nel pomodoro. Li metti sul fuoco? Per 10 minuti. Li metto un po' di formaggio. Mettere solo il sale nei pomodori, le dietro fatte con l'acqua semplice. Questo è importante. Questo è importante. 10 minuti e il piatto è pronto. Il piatto è pronto, appuntamento alla settima lezione.